Buongiorno a tutti, abbiamo deciso di fare questa presentazione, la prima del nuovo anno, nella nostra casa, visto che è tanto bella e il sole ci accompagna da qualche giorno, finalmente siamo qui. Saremo brevi anche perché il sole picchia. Bene, come tutti saprete, dopo diversi anni abbiamo concluso la nostra esperienza con Mr. Roberto Bomivi, a cui va sicuramente i nostri ringraziamenti. È stato un periodo duro all'inizio e bello, bellissimo poi. E abbiamo pensato che di comune accordo che era forse giunto il momento di dare una sterzata, una novità, e per cui abbiamo preso la decisione di tracciare una nuova via. Su quello che riguarda la scelta, abbiamo il piacere di riportare ad Osimo un osimano, un amico, un compagno di bar, diciamo, dei vecchi tempi. Ma a parte questo, è un ottimo allenatore che ha sempre fatto categorie superiori, per cui i titoli ci sono tutti. È con noi Stefano Senegagliesi, che sarà il nuovo mister dell'Osimana, e colgo l'occasione anche per dire che ci sarà una utile quanto mai gradita collaborazione con il settore giovanile per dare uno sguardo a quello che sono, diciamo, i nostri obiettivi da sempre, dall'inizio del mio mandato. E alla mia destra il direttore sportivo di sempre, Giovanni Giacco, al quale diciamo, abbiamo chiesto, lui si voleva defilare quest'anno un tantino, ma abbiamo chiesto di proseguire ancora un anno con noi questa esperienza da direttore sportivo, e poi magari tracceremo un erede in tempi. No. Ecco a voi, quindi lascio la parola al nostro nuovo mister. Credo che quello che ha detto il presidente sia un preambolo doveroso. Torno a casa in una società molto seria che è cresciuta nel tempo, che si è sviluppata, maturata e ha costruito un'identità forte in tutto l'ambiente calcistico marchigiano. E per me è un grande onore e una grande soddisfazione. Ha sottolineato un fattore molto importante, molto determinante nella nostra scelta di collaborare, che è quella di avere la possibilità di poter dare il mio piccolo contributo a livello di settore giovanile, probabilmente superfluo, perché il settore giovanile è già abbastanza proficuo, con la mano esperta e qualitativa di Francesco Bellucci. Però avevo la voglia comunque di fare qualcosa per il mio paese, per tutte le persone che mi hanno comunque sempre voluto bene e accolto nel modo giusto, quindi farò di tutto per far sì che l'Osimana cresca ancora, e anche se sono consapevole che non sarà facile fare di più di quello che già hanno fatto. Ma io, come diceva il Presidente, avevo deciso di passare la mano perché tanti anni che sto qua, quindi avrò anche annoiato, per non dire. Per cui ci eravamo messi d'accordo per passare la mano ad un'altra persona che purtroppo non si è riuscita a portare poi a termine come trattativa. Il Presidente mi ha chiesto di rimanere ancora un periodo, un altro anno, per poi passare la mano, se è possibile, ad una persona molto più giovane di me. Comunque sia, io anche se non farò poi più parte come direttore sportivo il prossimo anno, farò sicuramente parte della società perché per me è una passione rimanere all'Osimana e quindi cercherò di dare sempre il mio appoggio comunque vada, indipendentemente dal ruolo che dovrò ricoprire.